Dopo 2 giorni di attività Food and Wine in Progress ci troviamo con 2 meravigliosi chef, Paolo Gramaglia e Giuseppe Di Iorio. Per me è come essere nel salotto di casa perché sono persone meravigliose che la vita ha messo nel mio percorso. Paolo, avete ricevuto oggi entrambi il riconoscimento di ambasciatori della cucina italiana, un grande riconoscimento che vi è arrivato direttamente dalle mani del presidente Rocco Pozzullo, il presidente dei Cuochi Italiani. Un riconoscimento importante che per il secondo anno consecutivo viene rilasciato solo a una rosa ristretta di chef che hanno una forte rappresentatività e che veicolano dei forti contenuti a livello nazionale. Voi venite dalla meravigliosa Pompei e dalla magnifica Roma, lavorate lì ed avete dei ristoranti stupendi in 2 dei luoghi più belli a livello nazionale ed internazionale, perché tutti sappiamo bene quanti turisti ogni anno richiamino i luoghi nei quali voi avete le vostre attività. Ma questo non vi facilita il compito, anzi fa sì che voi ogni giorno affrontiate la sfida con i vostri ospiti e con le persone che ogni giorno vengono da voi per godere non solo dei luoghi meravigliosi ma anche di una cucina di altissima qualità. Paolo, mi permetto di iniziare da te. Innanzitutto grazie e benvenuto a Firenze Food and Wine in Progress. Cosa ci hai portato oggi? Cosa ci avete raccontato in questa giornata? Che cosa ci avete dato, non che cosa abbiamo portato. Lo accennavo prima, il senso dell'associazione. Insieme possiamo, solo da soli si corre, ecco. Ci avete insegnato che insieme si va molto lontano. E poi ambasciatore della cucina italiana. Ma ci rendiamo conto che è una vita che noi abbiamo a questa idea di ambasciatore, perché il cuoco esce spesso dalle mura del ristorante e se va all'estero o si sposta in un'altra regione non è altro che ambasciatore delle proprie tradizioni. Dirmi che oggi, uscendo alle furie del mura di casa mia, della regione, dell'Italia, quindi del mondo, essere l'ambasciatore, missione compiuta, fatto. Siete voi che ci avete dato tantissimo. Accidenti, grazie. Questo veramente è un grande applauso che viene riconosciuto a tutta la manifestazione e che ci pregia, perché la scelta delle persone da premiare è stata una scelta importante, portata avanti appunto con il presidente dei Cuochi Italiani e che vede in voi delle personalità e dei personaggi che non hanno soltanto delle grandi capacità professionali ma anche umane. Giuseppe, io sono felicissima perché tra le altre cose io so bene che sia tu che Paolo siete reduci da tanti tantissime attività in questo periodo, quindi molti viaggi, molte manifestazioni. Il fatto che entrambi siate qui da noi a Firenze ci fa capire che avete ritenuto questo momento un momento importante. La tua presenza qui appunto si caratterizza anche dal fatto che hai voluto condividere con noi una giornata seppur in corsa ma che è ricca di contenuti. La tua cucina è tornata spesso in Toscana in quest'ultimo periodo, eri anche ad un'altra manifestazione il mese scorso. Cosa ti può legare in qualche modo alla Toscana? Beh, innanzitutto oggi mi avete regalato un sogno, cioè questo è un sogno che è un pochino che l'ho rincorso da bambino, no? E ti assicuro che venerdì che sono in partenza per l'Iran me lo vendo da subito, cioè adesso che sono ambasciatore, cioè questa è una cosa bellissima. Ma no, la Toscana, io già credo che quando ci siamo noi conosciuti a Cortona, te lo dissi anche all'epoca, siete delle persone fantastiche, dal mio arrivo mi coccolate, non devo pensare a niente. Nient'altro che condividere un'esperienza con voi, una giornata con voi, e questa è la cosa, mi sento a casa, è come se davvero mi fate sentire a casa, questa è la cosa più importante con gli amici della Toscana, perché siete diventati i miei amici. Bene, io vorrei chiudere questo brevissimo momento dedicato a voi non solo ringraziandovi ma dicendo a chi ci sta guardando che al di là delle telecamere ci sono molte persone e soprattutto chef. Questo cosa significa? Significa che siete 2 persone che a ragion veduta sono ambasciatori della cucina italiana, perché sanno veicolare un grande significato e un grande contenuto anche per i vostri colleghi che in voi vedono un punto di riferimento di grande umiltà e di grandissima professionalità. Grazie ad entrambi, grazie davvero, grazie.